Giovanni Castello ci ha lasciati perché sono arrivati dei clienti e abbiamo avuto modo di incontrare quindi da soli Mario Pasquini, il titolare di Strada Facendo Ristorazione. Mario, tu sei un volto nuovo per gli amici di VendingTV.it. Saluta tutti quelli che sono i nostri telespettatori dicendo il tuo nome e il cognome che abbiamo appena detto, il nome dell'azienda e la funzione. Sono Mario Pasquini, l'azienda è Strada Facendo Ristorazione, sono un volto nuovo per TV Vending, ma non lo sono purtroppo per me, in quanto da moltissimi anni sono in questo mondo, in questo settore. È oltre un ventennio. Direi oltre un trentennio, ecco. Oltre un trentennio, i miei anni sono questi. Quindi... E allora, tu sei qui allo stand di Casa Vending con questa lunghissima carrellata di distributori che rispecchiano quella che è la tua tradizione di costruttore. Da questa parte abbiamo una serie di macchine snack che poi, se vuoi illustrarci velocemente. Benissimo. Allora, Casa Vending è il mio distributore per la Sicilia, esclusivo. La produzione che abbiamo è una produzione abbastanza completa per quanto riguarda il vending tradizionale. Qui abbiamo la linea shopping freddo, quindi distributori a spirale in diversi modelli di macchine, quindi la shopping 10, shopping 7, shopping 5, cioè 10 spirali per cassetto, 7 spirali per cassetto e 5 spirali per cassetto. La caratteristica fondamentale dei tre modelli sono la scarsa profondità, quindi consente occupano meno spazio rispetto ad altri distributori, e un'elevata autonomia in fatto di bibite e bottiglie, cosa abbastanza rara in altri distributori. Mario, queste macchine possono essere esclusivamente master o anche master e slave? Master e master slave, quindi possono essere installate in tutti i modi, in tutte le esigenze. Si accoppiano naturalmente con quello che è il famoso cavallo di battaglia, sì, che si chiama oggi. Sì, questo modello si chiama incontro dock, già il dock ci dice appunto... È una storia che continua. È una storia che continua. Oggi la incontro quanti bicchieri, quante erogazioni continua, riesce a dare? Abbiamo tre modelli di macchine, la incontro classica, la incontro dock con 350 bicchieri e la ritratto che è un incontro con 500 bicchieri. La incontro classica ne ha 300. La prerogativa della linea incontro è la grande affidabilità e soprattutto la capacità di fare un'infusione di caffè veramente unica ed eccellente. Con il gruppo infusore che, amici, ha davvero fatto storia della distribuzione automatica. E tutta questa affidabilità tu stai continuando a inserirla anche nei nuovi modelli che vediamo proprio a partire da quello che ci troviamo di fronte. Che cos'è questa macchina? Allora, negli ultimi tre anni c'è stato un'evoluzione, un interesse particolarissimo sul fronte sulla linea della capsula. Quindi questo modellino chiamato Caffettiamo di più nasce dopo la Caffettiamo. La Caffettiamo diciamo che è una macchina già in capsula. Una macchina in capsula, piccolina per la casa e per l'ufficio, una macchinina che esiste in diversi colori, molto affidabile, ha al suo interno il gruppo Petroncini, quindi grande affidabilità e grande capacità di fare il caffè. Quindi un caffè unico. In una macchina unico per la qualità e in una macchina veramente molto affidabile. Posso fare un focus su questo distributore, Mario? Perché questa macchina io noto ha una parte alta che è dedicata all'erogazione, addirittura con due beccucci, magari ce la spieghi, e con la parte di inserimento della capsula qui nella parte superiore. E poi sotto ci sono una serie di elementi che meritano un pizzico di descrizione. Questa macchina caffettiamo di più perché secondo me è difficile avere una macchina che abbia di più di questa per il segmento a cui viene riferita, cioè il segmento dell'utenza dei 7, 8, 9 utenti giornalieri di un distributore.
quel mercato, cioè un pochino ibrido e di confine, dove mio parere, per il quale mio parere non c'è un distributore specifico, no, offerto dal mondo del fabbricante. Quindi qui abbiamo un caffè in capsula all'interno più due contenitori solubili. Questi contenitori solubili possono contenere cioccolata, latte e cioccolato. Se vogliamo anche il tè. Potremmo anche avere una versione con due contenitori sempre, però di cui uno tè e l'altro è scelta, latte o cioccolato. Però chiaramente credo che la versione ideale sia con latte e cioccolato, perché il tè lo abbiamo comunque nella capsula. Quindi questa macchina è appoggiata in master slave su questo mobile che si chiama MSC Mini, cioè mobile supporto capsule e cialde, dove abbiamo la gettoniera, abbiamo un sistema chiave da poter utilizzare, tastiera, display e bicchiere piccolo e bicchiere grande. Ci spieghi per quale motivo ci sono due beccucci lì sotto? Due beccucci perché appunto in uno abbiamo l'erogazione del caffè, nell'altro l'erogazione del latte e del cioccolato. Quindi anche in rispetto di quelle che sono le normative HACCP. Chiaramente. Il menu, come vedi, è completo, abbiamo tutte le erogazioni, le stesse erogazioni di un distributore tradizionalmente grande, anzi ne abbiamo molti di più. Perché? Perché nella capsula abbiamo, nel modulo capsula abbiamo l'universo capsula, e noi qui possiamo lavorare con caffè arabico, caffè classico, tutte le capsule esistenti possono essere introdotte e distribuite in automatico da questo mobile, che ha 160 prodotti di autonomia. E può essere per caso anche refrigerato? Non è ancora refrigerato, non è improbabile che in futuro possa esserlo. In questo momento comunque abbiamo capsula e snack, quindi io acquisto una capsula, digito il 41, ecco, la capsula, mi faccio un caffè, un'erogazione veramente, ecco, guardiamo, introduco la capsula, prendo il bicchierino e mi faccio. E questa... Guardiamo l'erogazione di questo, è un caffè unico. Io devo dire che come al solito Mario non disattendi le aspettative di tutti, guarda, quelli che sono gli addetti ai lavori. Guardo, sì, anche i nostri spettatori in questo momento stanno guardando. È impossibile assistere ad un'erogazione diversa da questa. E non c'è trucco, amici, l'abbiamo fatta in diretta, non c'è trucco. Beh, il segreto è di fatto non tanto la miscela, che certamente ha una sua incidenza, ma... Non è un problema di miscela. Questo risultato tu lo ottieni con qualsiasi miscela. Questa è una bella notizia, e quindi vi invito vivamente a provare anche con capsule di che utilizzate abitualmente a fare dei test. Miscele che fanno poca crema, non vorrei fare il nome, ma ne conosciamo, no? Inserite in questa macchina, ottengono un risultato simile a questo. Mario, possiamo dare un'indicazione di massima per il prezzo, che è sempre tabù, ormai nessuno ne vuol parlare? Possiamo dire più o meno quale potrebbe essere una spesa? Questa macchina con gettoniera, sistema chiave e il suo mobile MSC Bonbon, siamo al di sotto dei 1000 euro. Macchina, gettoniera, sistema chiave e erogatore di capsule. E se un gestore dicesse: non voglio la gettoniera, non voglio il sistema chiave perché ce lo metto io, ne ho già disponibilità? Togliamo circa 200 euro. Bene, direi che per un prezzo indicativo, naturalmente, perché poi immagino dipenda un po' anche dalle quantità e così via, certo. Ci siano tutti i presupposti per poter dire: oibò, quasi quasi ci faccio un pensierino. Mario, complimenti. Beh, questa macchina è la macchina unica oggi che il gestore che ha voglia e volontà di fare sviluppo, di fare mercato nuovo, è l'unica macchina che gli consente di farlo, trasformando un cliente di 10 utenze
dove oggi troviamo quasi sempre ancora una cialdina o una macchina in capsula piccolina in un mobile, quindi un cliente da 10 selezioni al giorno, no? Viene trasformato in un cliente da 15 selezioni al giorno, 16 selezioni al giorno, oltre allo snack. Sì, perché amplia. Raddoppiando l'incasso e aumentando sensibilmente il prezzo medio di vendita delle selezioni calde. Tu tieni presente, un'utenza di 10 persone mangiano dai 3 ai 4 snack al giorno. Ok? 4 snack al giorno nel mese sono 80 snack. 80 snack che vendiamo a 60 centesimi sono 48 euro che aggiungiamo a quello che è l'incasso delle selezioni calde. È una cosa unica, una proposta esclusiva per quel mercato. Anche perché l'investimento è davvero irrisorio. Mario, devo darti ancora una volta i miei complimenti perché la tua personalità sforna novità con una creatività che è da fare invidia ai i grossi colossi internazionali che si occupano di costruzione. Bravo, complimenti ancora una volta. Noi dunque continuiamo andando a guardare negli altri stand che cosa hanno presentato gli altri players presenti qui a Expo Vending Sud 2013. Salutiamo Mario Pasquini che al suo esordio televisivo su Vending TV potrà certamente dare un saluto particolare anche per un 2014 un tantino migliore dei precedenti 3 anni che hanno visto un vending sofferente. Bisogna dare speranza. La speranza e la fiducia va accompagnata e va stimolata facendo noi, per quanto ci riguarda, delle proposte che guardino avanti e che si rivolgano e che tengono conto, ecco, di quelle che sono oggi le esigenze del consumatore finale e del gestore in particolare, un binomio assolutamente imprescindibile. Ma c'è ancora qualcos'altro che vorrei fare? Allora non abbiamo ancora terminato. Cos'altro? Vediamo in brevissimo tempo perché abbiamo veramente i tempi contati. Un messaggio di positività e di fiducia per il futuro è dato anche da una macchina come questa. Si chiama Risposta. A che cosa risponde questa macchina? Risponde ad un desiderio di offerta di caffè in grani e di caffè in capsula. Ma questa è davvero nuova, Mario? Questa ce l'hai nascosta come sorpresa finale. Esclusiva, è la ciliegina sulla torta. Quindi non esiste nel mercato una macchina di questo tipo. Allora, brevemente, ma davvero brevemente, come funziona? Qui sotto ci sono capsule e cialde. E poi? Poi ho il menù tradizionale. Quindi dei serbatoi con dei solubili all'interno e anche grani di altra miscela, immagino. Chiaramente. Quindi è un'offerta totale, globale. Cioè non esiste nel mercato una offerta al consumatore di questo tipo. E ancora una volta complimenti. Possiamo dare un'indicazione anche in questo caso per il prezzo? Qui abbiamo un listino che è al di sotto dei 3.000 euro. Un listino al pubblico. Quanti bicchieri? Abbiamo 400 bicchieri. Automatici. Automaticamente, naturalmente. Abbiamo anche una selezione del cao che consiste in una spolverata di cioccolato sulla selezione del cappuccino, del caffè, del cioccolato stesso, quindi un qualche cosa in più, un sovrapprezzo. Quindi che naturalmente dà una maggiorazione. Una maggiorazione. Come maggiorazione è nel menu della capsula, dove qui possiamo anche introdurre capsule della concorrenza, cioè anche di brand tipo Lavazza, Illy, l'universo capsula. Quindi differenziando il prezzo di vendita spirale per spirale, qualora lo vogliamo, differenziando il prezzo della selezione grani e capsula, cioè quindi abbiamo veramente possiamo giocare una partita a tutto campo, a tutto tondo, nell'interesse del consumatore e del gestore.
Mario, ancora una volta bravo, ancora una volta grazie. Mi piace moltissimo il tuo approccio alla nuova concezione del vending, quello del futuro, quella che è fatto di prodotto ibrido, automatico, semi-automatico, distribuzione di monoporzionato attraverso distributore dedicato nella parte inferiore della macchina. Ma Mario, bravo, complimenti ancora una volta. Noi continuiamo, dunque dai un saluto agli amici di vendingtv.it per dargli appuntamento poi prossimamente e per un miglior 2014. Un saluto a tutti e a Vending TV e ai visitatori. Ai spettatori di Vending TV, con un appuntamento sempre aperto verso il futuro e al futuro. Quindi tanti auguri, un bellissimo anno, che si possa finalmente vendere di più e ricominciare un percorso di positività. Bene, e allora Mario, noi ti ringraziamo e proseguiamo nel frattempo nei corridoi di Expo Vending Sud 2013 per presentarvi altre novità di altri players.